Buongiorno ragazzi, benvenuti in quest'altro video. Vabbè, vediamo un po' se riusciamo a sistemare questo andamento. Io in precedenza l'ho già smontato, quindi vi farò solo vedere come ho fatto per facilitare le cose. Innanzitutto togliamo la base. Ovviamente qui va sostituito il cavo, perché il cavo si era danneggiato e la sostituiamo. Una volta portata via la base, va riscaldata praticamente questa forma, per via della colla. Riscaldandola, diciamo, per bene, con un po' di fatica praticamente viene via. Adesso viene via facilmente perché io già l'ho smontata, quindi l'operazione è molto più facile. Resterà all'interno, l'antenna resterà praticamente con questo tappino che chiude qui sotto alla canna di fibra di vetro. Anche questo praticamente è incollato, va riscaldato anche questo. Una volta riscaldato, vi ho aiutato un po' con delle pinze, viene via praticamente il fermetto. Tolto il fermo possiamo tirare fuori quella che è l'antenna, e questa è l'antenna in effetti. Per chi ne mastica un poco, alla fine questa antenna si chiama, in termine tecnico si chiama J-pull, è un'antenna praticamente ad H che non necessita di non necessita praticamente della massa. A questo punto io provvederò praticamente a sostituire il cavo che ho comprato e poi dopo la richiuderò. Metto a riscaldare praticamente l'attrezzatura per fare le saldature, poi ci rivediamo dopo. Allora, eccoci qua. A questo punto sto ricavando. Posso registrare? Sto già registrando. Sta registrando, si vede l'audio? Sì, e mamma sa, vado, non si sente la mia voce. Perché fai sentire la voce? Qual è il problema? Come possiamo vedere, fare attenzione a non far andare in corto praticamente i due poli. Vedremo. Alza qui, così io lo trovo. Questo
siccome ho questo cavo di merda, questo per soldare. Allora, come succede ultimamente con questi cavi, non so cosa abbiano fatto, ma sicuramente questi hanno dei cavi a crimpare, quindi molto spesso e volentieri praticamente la saldatura non attacca. In questo caso sono costretto a fare molto pressione e purtroppo l'ho fatto, altrimenti non si può, devo ricomprare il campo. Devo rimediare in un altro modo. Ottimo, presenza. L'operazione è completata. E onde evitare che si bagni, se andate che c'è molto spazio, ci mettere qui per il ristringente. Metteremo un po' di modo agglomerante per far sì che non possa muoversi più. Perfetto, perché è sufficiente.
Che useremo un po' di colla per riposizionarla. A questo punto il gioco è fatto.